Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua puntuali ai nostri posti per darvi il bentornato. Bentornati a Siamo Noi. È soltanto l'ultima notizia di cronaca, è l'ultimo caso rimbalzato agli onori della cronaca, insomma questi onori un po' qui stridono. Fotografa la violenza inaudita, ma anche la superficialità di un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 16 anni arrestati dai carabinieri che Agrigento, dunque siamo in provincia di Pavia, aggredivano, minacciavano, veramente terrorizzavano i loro coetanei. Uno di loro, in particolare il più fragile, è stato preso di mira e, come potete leggere qui nel titolo della stampa, addirittura schiavizzato da quella che si configurava come una vera e propria baby gang. E non solo questo, c'è anche di più, Gabriella, perché quando i carabinieri sono andati ad arrestare questi ragazzi, peraltro tutti dello stesso quartiere e tutti della stessa scuola media, hanno risposto quasi in maniera innocente dicendo: beh, lo abbiamo fatto per scherzo, non pensavamo di fare una cosa così grave. E allora, anche alla luce di questa risposta, oggi Siamo Noi vogliamo interrogarci, no, sul nostro ruolo, sul ruolo di noi come comunità, che abbiamo appunto il compito importante di educare questi giovani, di formare le loro coscienze, perché temiamo, anche alla luce di questi fatti, e purtroppo non è il primo e temiamo non sarà nemmeno l'ultimo, il tema è che non riusciamo a formare gli anticorpi necessari, no, per evitare tutto questo. E del tema discuteremo con, con i nostri ospiti, eccoli, che sono già in postazione, che vi presento, a partire da Suora Elena Rastello, religiosa dell'Ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Bentornata, bentornata Suora Elena. E un benvenuta a Stefania Vergati, docente di sociologia all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta. Grazie. E un ringraziamento a Daniele Grassucci, fondatore e direttore di scuola.net, un portale dedicato ai temi della scuola che raccoglie la voce degli studenti. Ben arrivato. Grazie, bentrovati. E grazie a Marzia Calvano, che è insegnante e dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione. Ben arrivata a Siamo Noi. E salutiamo Camilla Bistolfi, direttrice del Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo, che peraltro è appena nato. Ma soprattutto, Camilla, tu sei una vittima di bullismo nei periodi in cui frequentavi la scuola superiore, quindi ci potrai portare la tua testimonianza. Grazie. Benvenuti tutti. Grazie a tutti. Grazie. Voi. Allora, Camilla, io vorrei commentare proprio con te il caso di Vigevano e capire se possiamo derubricarlo come un semplice caso di bullismo o qui c'è, diciamo così, una sorta di salto di qualità. Allora, sicuramente sì, si tratta di bullismo tradizionale, nel senso che le violenze effettive sono avvenute in modo tradizionale, insomma, con violenze fisiche anche molto, molto pesanti, con aggressioni verbali e non, quindi sicuramente è un caso di bullismo, ma leggevo sui maggiori quotidiani che alcune foto, immagini e video delle violenze sono state diffuse online, quindi questo configura comunque un caso di cyberbullismo, nel senso il cyberbullismo non è solo quello che nasce e matura in rete. Sono anche casi in cui il bullismo avviene in modo tradizionale e poi viene esportato e caricato in rete. E amplificato, facciamolo capire anche ai nostri telespettatori oltre misura. Ma il salto di qualità, permettimi, è anche il fatto, no, che tu compi un atto di bullismo e non ti rendi conto proprio di quello che hai combinato, tanto che lo metti in rete. E secondo me qui c'è, come dire, anche un filtro che manca. O forse possiamo dire lo compi per metterlo in rete, che ancora peggio, abbiamo gli esperti per poterne parlare. La questione ancora, è sottile, è molto sottile. Però Camilla, noi dicevamo del centro nazionale che combatte appunto il cyberbullismo, appena nato peraltro, di cui tu sei direttrice, ma parlavamo anche della tua testimonianza personale, perché sei stata vittima di bullismo alle scuole superiori. Che ti è successo? Allora, mi è successo che io ero una ragazza abbastanza timida, nel senso che insomma non ero. No, infatti devo dire che poi sono cresciuta e sono cambiata, però diciamo al liceo ovviamente ero anche intimidita magari dal contesto nuovo, i primi anni, i compagni nuovi, insomma tutto diverso. E mi sono trovata a fronteggiare una situazione che è stata molto complicata, perché io non ho mai subito violenze fisiche, però non è detto che la violenza fisica sia sempre più forte di quella verbale, certo, o di quella psicologica. La violenza psicologica è di sicuro più subdola. Esatto, quindi insomma,
prese in giro, persecuzioni all'interno della scuola. Non ancora la rete non era diffusa come è diffusa oggi, quindi grazie al cielo mi sono salvata in questo senso, però diciamo ho avvertito la sensazione di paura, del terrore di entrare a scuola e la volontà, nonostante io fossi molto brava, motivo per cui tra l'altro venivo... Hai ripreso l'Emilia, ecco, per esatto. Capire che genere di commenti ti facevano. E poi soprattutto io, guardando un po' le tue carte, credo di aver compreso che tutte queste intimidazioni, questi commenti pesanti, condizionamenti anche psicologici, avvenivano nella tua classe, fuori mm-hmm. da quel contesto, nella stessa no. scuola, tu avevi altri riferimenti? Mm-hmm. Sì, assolutamente. Diciamo che infatti il problema è stato proprio che avvenivano in classe. Io con il resto della scuola avevo tantissimi amici, ero molto socievole, molto solare, quindi assolutamente non avevo problemi. In classe mi sono trovata a fronteggiare questo gruppetto di persone che magari per provenienza diversa, perché appartenenti a un diverso quartiere, piuttosto che con abitudini sociali differenti dalle mie, mi prendevano di mira proprio perché magari io all'apparenza potevo sembrare una persona più debole. Che non... cosa ti dicevano? Ti ricordi qualche commento? Ma più che cosa mi dicevano e cosa mi minacciavano di fare, mettermi le mani addosso, mi aspettavano nello spogliatoio quando tutti erano usciti, le classiche cose che ti invitano poi a riflettere su se andare a scuola oppure no. Quindi. E tu infatti ci stai dicendo una cosa grossa, che tu chiamavi la scuola, che eccellevi sì, anche a scuola, sì, certo, insomma stavi certo. perdendo proprio il desiderio anche di entrarci fisicamente certo. in quell'edificio. Senti, ma di queste minacce tu hai parlato a casa, hai raccontato qualcosa a allora, tua mamma, a tuo in papà? Realtà no, o almeno non nell'immediato. Non volevo farlo perché, come spesso succede, o la vittima si sente responsabile per quello che le sta succedendo, quindi pensa di aver sbagliato qualcosa e pensa che sia lei il problema, quindi quello che pensavo anch'io. E tu ti sentivi un po' responsabile? Sì, io pensavo che la colpa fosse mia, pensavo che siccome loro se la prendevano con me avevano un buon motivo per farlo. E quindi mi vergognavo, perché è difficile raccontare a un genitore che tu hai qualcosa che non va al punto tale che nella tua classe ti hanno preso di mira, un gruppetto, non una persona, quindi insomma... E capitò un giorno, non ricordo neanche esattamente l'episodio, ma capitò che io ero in classe con altre persone e c'era anche un insegnante, era l'intervallo, stava terminando e stava entrando l'insegnante e ricevetti delle minacce di fronte a questa professoressa che non batte ciglio, al che io mi spaventai perché dissi se adesso qualcuno mi fa qualcosa, chi mi aiuta? Perché ovviamente come se tutto fosse normale, come se tutto fosse accettabile. Non impotente, di più, completamente abbandonata. E quindi a quel punto hai detto, lo dico ai genitori. Adesso basta, l'ho raccontato. Poi io peraltro ho due genitori molto moderni, molto carini, quindi non è stato neanche difficile, sono fortunata. E l'ho raccontato a mia mamma, che lo ha raccontato a mio papà, e insieme loro sono andati in presidenza, senza che tra l'altro io lo sapessi, perché ovviamente io ero talmente intimorita, che se me lo avessero detto probabilmente avrei cominciato a fare anche una scena madre, perché non volevo... tirare in mezzo. Solo un istante per capire quanto tempo è passato prima che tu insomma raccontassi e che questo generasse insomma una reazione da parte dei tuoi genitori, e tra poco racconteremo che cosa è accaduto da quella visita in presidenza. Beh, io credo, cioè, quanto a lungo hai sopportato? Qualche mese, non l'intero anno scolastico, però qualche mese sì. Qualche mese. E ci dice appunto che i tuoi genitori, senza, quindi molto saggi sono stati, insomma, senza crearti ulteriori condizionamenti, no, senza dirti neppure quando, avrebbero parlato con i docenti e con la preside, si sono diretti lì a scuola. Che risposte hanno avuto prima di tutto dalla preside e poi dai docenti? Grazie al cielo ottime, nel senso che la scuola si è rivelata veramente molto carina, molto comprensiva, e mi hanno aiutato tantissimo, tant'è che io poi alla fine dei 5 anni di liceo con questa persona in particolare con cui avevo avuto delle difficoltà sono anche diventata amica, se vogliamo così dire. Il tuo percorso molto fortunato e atipico, differente insomma, da quelli usuali, esatto, però forse, molto interessante, forse anche perché ho avuto dei genitori che mi hanno sempre insegnato ad andare verso l'altro e non necessariamente a pormi in atteggiamento né di vittimismo né di superiorità, quindi insomma magari anche questo ha favorito. Dottoressa Vergati, mi sembra che la reazione della nostra amica di Camilla sia una reazione giusta. A un certo punto ha tirato le unghie e le ha fatte vedere, insomma, grazie all'aiuto dei genitori ha risolto di fatto il suo problema. È questa la via d'uscita? Sicuramente sì, ed è purtroppo però credo che non sia una strada che percorrono in molti, proprio perché... soprattutto forse anche i ragazzi maschi possono essere più
intimiditi dai bulli. E quindi anche per l'altro motivo che ha detto Camilla, perché si autocolpevolizzano, nel senso questo processo di bullizzazione, perché non è l'atto singolo, dura nel tempo e ti fa sentire una nullità praticamente, riesce ad annullare le tue capacità quindi anche di reazione, ti vergogni e poi forse in molti c'è sempre la speranza di essere comunque accettati dal gruppo. Quindi se si dicesse qualcosa a genitori o insegnanti o preside, si farebbe la spia. E quindi questo atteggiamento alla fine fa sì che... Hai paura di essere ancora più escluso di quanto tu non già non sia. E quindi le capacità di reazione sono difficilmente accentuate. Senta, professoressa Vergati, ecco, c'è vergogna, pudore... Ma c'è anche, lei ci raccontava, e poi credo che questo tornerà come una costante anche in altre situazioni, noi siamo partiti dall'episodio gravissimo, dagli episodi gravissimi di Vigevano, la costante del senso di colpa. La persona che è oggetto di minacce, di bullismo, si sente in colpa. Sì, la cosa strana è che si invertono le parti, non sono coloro che bullizzano, quindi il bullo, i suoi aiutanti, a sentirsi in colpa, perché evidentemente sono stati cresciuti, socializzati, educati in modo tale che questo autocontrollo non si sviluppa, mentre invece la vittima, diciamo, è un po' è schiacciata da questa situazione. Però se mi consente vorrei dire una cosa, che a proposito di questi ragazzi di Vigevano, il fatto mi sembra che sia andato al di là, come diceva il suo collega, nel senso più che di bullismo qui siamo in presenza di una devianza vera e propria, molto forte, tant'è vero che sono stati contestati dei reati veri e propri, che sono di violenza sessuale. Che hanno spalancato le porte del carcere minorile. Sì, le hanno aperte appunto. A tutti tranne il ragazzo minorenne. Tranne il tredicenne. Quindi io non sapevo neanche che frequentassero ancora la scuola media. Sembra fossero ripetenti. Ecco. Perché non è imputabile il tredicenne. Sì, il tredicenne no, senz'altro. Quindi diciamo qui abbiamo un salto, perché il bullismo scolastico è un conto e trova la sua ragione, diciamo così, sia appunto nel tipo di socializzazione che è disadattante, sia nel fatto che diciamo, c'è una patologia di gruppo che vuole escludere alcuni. Qui siamo andati al di fuori del territorio scolastico, siamo andati nel paese, nella cittadina, diciamo così, e quindi lontano da quel contesto che è tradizionale. E i comportamenti sono estremi, molto violenti. Assolutamente sì. E poi anche sono proprio di criminalità, perché poi si sono messi anche alcuni a devastare treni. Quindi, il che non rende il bullismo meno odioso, ma insomma stiamo dicendo che diverso. C'è qualcosa di differente. Diciamo che il problema, a mio avviso, è sempre a monte, cioè nella socializzazione che le famiglie, anche la scuola e gli altri media, e i media danno. Però qui siamo andati Però oltre. Qui siamo andati oltre. Quasi fosse, diciamo, delinquenza comune. Ecco. Si avvicina a questo. Sì. Ecco, io però vorrei tornare alla scuola, no? Perché con la famiglia non c'è niente da fare. Sono le due cellule educative importanti sulle quali basare anche il destino dei nostri ragazzi. Allora, io ho sentito insieme, no, la storia di Camilla, che a un certo punto, al di là dell'episodio della professoressa che chiude tutte e due gli occhi e anche le orecchie, insomma, davanti a una minaccia evidente, però la scuola lì ha avuto un atteggiamento fermo nel momento in cui Camilla tira fuori le unghie. Allora io le chiedo se tutta la scuola italiana è pronta a fare questo. Beh, diciamo che l'episodio di Camilla più o meno è un copione, è un episodio di bullismo che si ripete spesso comunque in tutti i casi che ci vengono segnalati, e lei ha messo in evidenza due aspetti importanti: il senso di colpa, quindi la paura a denunciare l'accaduto, e un altro aspetto che ha avuto poi il coraggio comunque di parlare con i genitori, e i genitori immediatamente hanno avuto la prontezza di cercare... Però io vorrei che passasse questo messaggio, che si può denunciare quanto sì, si subisce, assolutamente, perché si trova una famiglia attenta, si trova una scuola attenta, certo. Questo è importante ricordare. Questo aspetto della denuncia, io direi anche della segnalazione, è un aspetto fondamentale che stiamo cercando di far passare in tutti i modi. Nel momento in cui hai la percezione, anche chi è in classe con i compagni e percepisce che il proprio compagno ha una situazione di disagio, comunque un problema, deve segnalare, deve farlo innanzitutto partendo dal docente di classe, se non riesce ad avere un colloquio deve andare comunque in presidenza, comunque deve cercare un contatto con gli adulti, fino ad arrivare ad avere un colloquio diretto e senza filtri con i genitori, in modo che si rafforzi questa alleanza scuola-famiglia. Proprio questo è il punto su cui noi insistiamo, e l'esempio dei genitori di Camilla in questa è un esempio assolutamente virtuoso, esatto. Infatti sua Elena è quello che magari si definirebbe un caso modello, il modo in cui i genitori hanno agito insieme alla figlia, questa alleanza, tanto che
mi andrebbe di ripensare l'espressione da cui siamo partiti, se me lo consenta Camilla, ha tirato fuori le unghie. No, lei non ha tirato fuori aggressività, ha attinto le sue risorse cambiando i rapporti, cioè è diventata... Lei è capace, agente, ha portato un mutamento nelle relazioni con i suoi compagni, da quello che capisco. Allora, apparentemente nella vicenda da cui siamo partiti abbiamo un gruppo di ragazzi particolarmente aggressivi ai limiti della devianza criminale e di fronte dei ragazzi molto fragili, una distinzione netta. Dico apparentemente perché so suor Elena, conoscendola, che lei queste distinzioni, queste steccate non le ama per nulla. E naturalmente senza nulla togliere alle responsabilità individuali che ci sono e sono gravi, lei considera entrambe le parti vittime. Sì, credo che sia importante porci anche di fronte a questo fatto da una prospettiva un po' diversa. Questo fatto non è solo un fatto di Vigevano e non è un fatto, ma è una situazione che spesso vediamo a livello mondiale. Ci sono scuole in Kenya o in Stati Uniti che vivono le stesse situazioni, ci sono tante situazioni di devianza, come lei diceva, di cui dobbiamo renderci conto. Anche il bullismo è globalizzato? Anche il bullismo è globalizzato, sì. E chiamerei il bullismo per quello che è devianza. In questo momento, in questa situazione, dentro una società che, nella quale tutti stiamo respirando più violenza. Stiamo e tutti siamo responsabili e corresponsabili. E tutti siamo corresponsabili e tutti possiamo diventare, possiamo essere, come in quel caso, alleati. Ecco. Alleati tra tante agenzie educative, alleati non c'è solo la scuola, non c'è solo la famiglia e insieme possono fare molto. Ma ci sono le famiglie fragili, ci sono le scuole che non possono arrivare a ciascun individuo. E vanno accompagnate. Ora poi lo vedremo meglio quello che si può fare come rete, ricordando insomma che da soli poco si può fare, perché la professoressa Vergati faceva riferimento anche alla società, nel senso della cittadinanza. Noi siamo partiti da episodi molto gravi, abbiamo ricordato un ragazzo fragile che ha subito veramente le intimidazioni e le aggressioni più violente. Quel ragazzo poi è tornato a casa in una cittadina, anzi un paesino che ci viene raccontato come una frazione, una manciata di case lungo una strada, insomma c'è stata gente che ha visto, insomma che ha sentito. Ecco, e lì c'è stato anche molto silenzio, molta connivenza e molta indifferenza. Ecco, credo che la parola chiave sia proprio anche indifferenza. Cioè non possono succedere queste situazioni così nel silenzio assoluto. Siamo dentro una società che è connessa continuamente, una società nella quale siamo tutti vicini in tanti modi, no? Non viviamo nella foresta, no? Ed effettivamente la cultura dell'indifferenza sta toccando tutti noi. Se è vero, adesso guardiamo questo caso di questi giovani che sono entrambi vittime, perché il recupero di quello che ha subito quel ragazzo tredicenne è il recupero ancora più difficile, certo, di tutto ciò che hanno provocato gli altri, hanno vissuto come aggressività gli altri. È difficile, e sarà difficile il recupero dei genitori, e sarà difficile il recuperare, ma sarà possibile recuperare le relazioni all'interno di queste famiglie. Ho avuto esperienza di lavorare anche in carceri minorili, non solo qui in Italia, e so che c'è tanto lavoro che si può fare, ma alla base credo che sia importante riflettere sulla cultura dell'indifferenza nella quale tutti siamo immersi. E sicuramente... Ci può capitare un fatto semplice anche sul pullman nel quale stiamo in silenzio. Non vogliamo mischiarci. Infatti, ed è il bullismo magari quello invece che invece facciamo parte tutti della stessa storia, in qualche modo. Facciamo parte della stessa storia e dentro questa storia però possiamo giocare ruoli diversi. Certamente non è indifferente a questi fatti scuola.net, no? Grassucci, che li denuncia con una certa veemenza, anche perché, e chiedo conferma di questo, sono casi in aumento, sempre più in aumento, no? Sì, sembra dai numeri insomma che i casi stiano aumentando, però ecco, quello che sta davvero aumentando proprio sono gli effetti che noi riusciamo a vedere, perché il bullismo è sempre esistito, non è una notizia
anche da un punto di vista giornalistico, però ultimamente se ne sta parlando molto, proprio perché il bullismo sta mostrando degli effetti molto pesanti. Insomma, tutti ricordiamo la storia di Carolina, di Andrea. Io torno al discorso del bullismo amplificato dai nuovi mezzi di cui disponiamo. Assolutamente. Questo significa che se tu non potrai mai chiudere la porta di casa e in qualche modo rifugiarti, cioè ti raggiungono ovunque, in qualsiasi momento, e non c'è un punto di fermo. Sì, ma infatti è proprio questo il tema. Perché in questo periodo se ne parla di più? Perché l'amplificazione che è garantita dai social media, dai mezzi di comunicazione, dalla rete, sta portando nelle vittime degli effetti sempre più gravi, poi sempre gli stessi dati, insomma, in qualche modo ce lo testimoniano. Per cui non è più un problema che è confinato nelle quattro mura scolastiche, è un problema che si amplifica e che poi può portare alla morte di alcuni soggetti, al suicidio, al tentativo di suicidio, che è molto più diffuso di quello che si possa pensare. E poi la cosa più grave è che sono i più piccoli ad essere esposti soprattutto a questo fenomeno. Insomma, un po' di numeri che abbiamo raccolto insieme anche all'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza. Adesso tra poco metteremo con il tuo aiuto, Daniele, a fuoco questo tema che abbiamo detto riguarda davvero tutti noi. Vogliamo però tirare dentro e coinvolgere anche chi ci sta seguendo da casa, che sicuramente avrà domande e opinioni anche da condividere con noi. Simone. Sì, Gabriella, prima però vogliamo chiedere ai nostri telespettatori un commento sul caso di Vigevano. Fateci sapere se a vostro avviso è troppo semplice chiudere la questione come un caso di bullismo. Esatto. Ma diteci anche se ai vostri figli oppure ai vostri nipoti è capitato di subire violenze o soprusi da parte di coetanei. Come hanno reagito di fronte a queste violenze? Come avete reagito voi, nonni e genitori? Insomma, come siete intervenuti? Fatecelo sapere. 800 22 88 96, questo è il numero da chiamare per lasciare un messaggio in segreteria. Oppure, se volete, c'è sempre la nostra mail, che è siamonoi@tv2000.it. Potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000, ma vi ricordo che potete anche seguirci streaming scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Professoressa Vergati, abbiamo bisogno di uno sguardo lungo che ci consenta, insomma, di guardare a questi ragazzi giovanissimi che hanno commesso gesti tanto, tanto crudeli. Allora, lei diceva prima, insomma, mi sono sorpresa quando ho letto l'età e poi ho capito le scuole medie, insomma, erano ripetenti, quindi di sicuro la scuola li interessava poco e li agganciava poco. Non sembra, almeno dalle cronache, poi attendiamo di sapere sappiamo qualcosa in più, che fossero impegnati in altre attività, che so, sportive. Ecco, ma in questo caso il bullismo, comunque la devianza, perché così l'abbiamo definita, nascono proprio da un'assenza di scopo, di senso. Sì, questa assenza di scopo, di senso, diciamo, forse anche le generazioni precedenti l'hanno vissuta ormai da molto tempo, però ultimamente si è accentuato questo aspetto in relazione, secondo me, a un'assenza, una latenza, diciamo così, soprattutto della famiglia. Perché la famiglia, qui parliamo in particolare in questo caso di ieri, di famiglie comunque integrate, quindi diversamente da quello che in altri paesi si è visto, per cui le gang giovanili si formavano dove c'era soprattutto disintegrazione, immigrazione, o nascevano nelle banlieue, nelle metropoli e così via. Qui siamo in un piccolo contesto in cui però evidentemente questi genitori, ragazzi, lavoratori, non hanno famiglie normali. Sì, famiglie cosiddette normali. Però normali significa probabilmente famiglie molto attente al lavoro, molto impegnate in questo senso. E comunque io ho fatto una ricerca alcuni anni fa e si è visto che c'è proprio una differenza familiare di stile educativo. I bulli nei loro vari ruoli sono più presenti in famiglie lassiste, cioè in cui il ragazzo, se fa bene o fa male, lascia indifferenti i genitori, mentre il prepotente, che è un'altra figura a cui quella forse siamo più abituati, perché quella sì è sempre esistita, è un individuo singolo che ha un modello familiare di tipo violento, quindi è diverso. Invece la vittima e gli altri, nel caso delle classi, gli spettatori, coloro che stanno a guardare, vengono da famiglie, diciamo, magari che hanno stili più partecipativi alla vita dei ragazzi. Poi c'è questo aspetto che dice lei, che riguarda proprio questo uscire sul territorio, che riguarda il nostro caso specifico, in cui evidentemente non si trova senso neanche in attività di tempo libero socialmente accettate, appunto lo sport, certo, i suoi vari tipi,
Quindi o si beve, si trasgredisce una sorta di autolesionismo. In casa oppure di una ragazza c'erano 5 martelletti di quelli che si sono per rompere allora, i treni, 5 martelletti hanno colpito anche me, che ho visto. Sì, significa anche. Che com'è che la famiglia non se ne è accorta? Stavano in bella mossa nella cameretta, no? E quindi sono strani trofei. Lei, diciamo. Lei tocca un tema importante, no? Perché io lo dicevo prima: qui i due modelli educativi sono la famiglia e la scuola. Allora, suor Elena, mi sembra che qualcosa negli ultimi anni sia cambiato guardando le nostre famiglie, no? E non in meglio. Sì, le famiglie sono più ferite. Sono certamente più ferite per tanti motivi, nei quali non ci addentriamo, e sono certamente più sofferenti. Ci sono più tensioni, c'è più aggressività, c'è più violenza all'interno della famiglia, per tanti motivi, espressa in gesti, ma anche tenuta dentro, con rabbia, con rancori che si covano. Ma lei che, come salesiana, questo, no? È a stretto contatto con i ragazzi. Questo i ragazzi lo avvertono. Questa assenza della famiglia, questa indifferenza, questa violenza. Credo che lo percepiscano e non sappiano verbalizzarlo per tanti motivi. Stiamo facendo fatica noi adulti a educare i sentimenti, ad aiutare i giovani a dire le loro paure, le loro gioie, le loro fatiche, le loro speranze, perché forse noi stessi stiamo facendo fatica a narrare a loro queste nostre gioie, paure, eccetera. E allora nella narrazione avvicina, che accompagna, sarà anche più facile per loro imparare a verbalizzare e a dire le paure e a esprimere, come fece Camilla e tanti altri, no? E in questo senso poi magari Daniele ci farà sentire la sua, non ha aiutato anche la diffusione dei mezzi di comunicazione che ci hanno consegnato un mondo, certo. Però allo stesso tempo forse hanno messo un filtro di fronte ai ragazzi, disabituandoli a esprimere davvero quelle paure, a trovare le parole anche per raccontarsi. Professoressa Calvano, lei ci parlava della scuola, prima abbiamo detto giustamente che tutto questo coinvolge il territorio, quello che è accaduto a Vigevano, insomma i ragazzi erano fuori dalle mura scolastiche quando sono successi i fatti più gravi, ma siamo sicuri insomma che i docenti non abbiano responsabilità alcuna? Beh, guardi, allora il fatto stesso che siano studenti già ci coinvolge in pieno comunque il docente nella sua responsabilità, nel suo mandato educativo. Molto spesso, non è soltanto il caso di Vigevano, ma anche la settimana scorsa in un caso che si era verificato in Campania, l'evento era comunque accaduto a 700 metri dalla scuola. Questo non vuol dire che la scuola può demandare la propria responsabilità educativa. No, ma sai perché? Perché voglio dire, questi sono comportamenti che, vabbè, le famiglie adesso non percepiscono più, certo. Ma non è che uno è bullo fuori dall'aula e dentro l'aula non esatto, lo è. Esatto, no, voglio no, dire, comunque... Com'è possibile che non ci si accorge di nulla? Probabilmente questi ragazzi in aula neanche ci andavano, perché guardi, ripetenti... le posso dire una cosa? Nella maggior parte dei casi, quando i genitori, nel caso soprattutto di cyberbullismo, a volte la polizia postale fa vedere lo scambio di messaggi che ci sono stati sui social network o sulle chat, il genitore dice, ma mio figlio... Non l'avrei mai detto, non me ne sono mai accorta. È veramente difficile percepire il disagio o percepire quello che accade. La maggior parte delle volte non accade in aula, accade nelle cosiddette zone d'ombra. Dove noi raggiungiamo. Che possono sfuggire a un controllo. Quindi, non so, nei bagni, nei corridoi, nel cambio dell'ora, come diceva lei prima, nel passaggio tra l'entrata e l'uscita. Quindi, comunque, bisogna stare veramente, avere un livello di attenzione altissimo e di sensibilità. Per questo cerchiamo in qualche modo di fornire gli strumenti anche psicologici di analisi, come diceva prima la professoressa, per mettere i docenti nelle condizioni di percepire laddove c'è un disagio relazionale, laddove bisogna appunto intervenire nell'immediato. Quindi il fatto che lei diceva prima, il fatto che succeda comunque in un luogo distante dalla scuola, questo comunque non ci risparmia dall'intervenire e dal capire. Non vi assolve, tanto assolutamente no. Daniele, ma è così difficile non intercettare questi segnali? Ma davvero è così difficile? No, io lo dico perché se accade, vuol dire che... Quando entravo a casa, mia madre si accorgeva di qualsiasi cosa io potessi aver mai fatto. Ma perché la madre c'era, perché... non c'erano i social. No, ma perché la madre c'era probabilmente a casa. E oggi non è più così. Questo, sappiamo che magari questo. Ci sono dei nuclei familiari in cui tutti i due genitori sono costretti a lavorare per molto tempo, quindi sono assenti. Oppure ma quali sono i segnali?
I segnali ce ne sono tanti, sia dal lato della vittima, sia dal lato proprio del carnefice. Dal lato della vittima i dati ci dicono appunto che ci sono pensieri suicidi, c'è cioè un cambio dell'umore, un cambio delle abitudini, ecco, un tendere a nascondersi, a celare, proprio perché appunto c'è un senso di vergogna. Depressione. Ma anche, assolutamente sì, ma ci sono anche delle problematiche alimentari. Quindi ecco, ci sono tutta una serie di comportamenti macroscopici più o meno evidenti che in qualche modo possono far capire che un ragazzo è vittima di bullismo, insomma, un cambio delle abitudini, che siano la serenità generale piuttosto delle abitudini alimentari, disturbi del Camilla sonno. Camilla un po' ce l'ha detto, una sì. ragazza che ama la scuola, che all'improvviso quasi si interroga, non ha più la voglia di entrarci. La cronaca ci segnala un altro segnale importante, che è quello dell'autolesionismo, no? Quando si subisce una violenza in maniera ripetuta, ostinata, ci si sfoga contro se stessi, addirittura ci si tagliuzza, sì, no? È un discorso, la colpevolizzazione è portata a delle estreme conseguenze, ma oggi è un fenomeno che si sta diffondendo anche al di là del bullismo. Ho letto stamattina la notizia di un ragazzo che si è tagliato le vene per un brutto voto, cioè non è una cosa che è sempre più diffusa, proprio perché fa parte, ecco, del senso di debolezza e di insicurezza oggi che stiamo vivendo e che porta i ragazzi anche a questo. Questo disagio ha dei numeri? Sì, assolutamente, come dicevo prima, ad esempio le vittime di bullismo sono intorno al 30%, le vittime di cyberbullismo sono una cifra vicina al 10%, in alcuni casi le vittime di bullismo sono anche vittime di cyberbullismo, quindi c'è una forte correlazione fra i due fenomeni, e ci sono addirittura dei numeri che sono peggiori. Ad esempio l'Istat dà come numero quasi la metà della popolazione studentesca che è stata vittima di bullismo, quindi per questo dicevo è un fenomeno che è in crescita ed emergenziale, proprio perché esistono degli strumenti per amplificarlo e per fare dei danni ancora maggiori alle vittime. Anche perché appunto io aggiungerei quello che ci diceva Calvano, diciamo, le zone d'ombra per l'aggressione fisica, che sono quei bagni, quei corridoi, però poi se guardiamo all'aggressione psicologica, torno di nuovo ai nuovi mezzi, ai social, quelle sono zone d'ombra potenti perché lì i genitori non arrivano. Professoressa Vergati, prima di chiederle ancora uno sguardo più approfondito, questa volta sui genitori, vorrei domandarle se nella sua vita professionale le è mai capitato proprio di intercettare dei fenomeni, degli episodi proprio di bullismo. Ma guardi, io non sono una psicologa, quindi diciamo, certo, non ho contatto con... Però, io mi sono sensibilizzata al bullismo circa 12 anni fa, proprio attraverso una suora salesiana che faceva la tesi con me all'università, che mi ha fatto conoscere questa tematica. E dopo quindi ho fatto una ricerca empirica nelle scuole di Roma e la mia ipotesi iniziale, che poi è stata verificata, è proprio quello che vi dicevo prima, cioè che questi comportamenti, se da un canto hanno, diciamo, un aspetto, potremmo chiamare, dire positivo, che ruotano, cioè il bullo non è detto, i suoi sostenitori, che poi giochino sempre questo ruolo, col trascorrere del tempo potrebbero anche cambiare distogliersi da questo tipo di interesse. Ma il problema che io ponevo alla base è se prima c'era solo il prepotente, che quindi spesso era un caso in tutti i sensi, sociale, psicologico, com'è che c'è questa diffusione? Evidentemente c'è alla base il problema. Il problema, io lo ripeto, è quello della socializzazione, dell'educazione, che è qualcosa di diverso. Le due che questioni evidentemente si intrecciano. Un po' la scuola a me sembra che abbia rinunciato a educare, pensa più alle competenze da trasmettere, e la figura dell'insegnante non credo che raramente sia una figura di... Mentre magari la famiglia delega la scuola. E poi dopo però ci sono anche dei conflitti tra di loro che sono molto... Siamo messi un po' maluccio. Senta, professoressa, io vorrei farle vedere questo titolo, Il dolore della madre del quindicenne, mi sono accorta troppo tardi, perché l'altro tema è come aiutiamo anche i genitori. Lì questa donna, è una donna, io leggevo, mi colpiva molto, no, il profilo, una donna che faceva sacrifici, lavorava in una ditta di pulizia il giorno, la sera per arrotondare e sostenere la famiglia anche, che si è scusata, è arrivata a scusarsi con i carabinieri di non aver visto il disagio del figlio bullizzato e sottoposto a queste vessazioni e persecuzioni. Insomma, come mai veramente, l'abbiamo detto, non riusciamo a vedere, e lo estendo anche ai genitori... chi invece l'efferatezza l'ha compiuta, dei bulli, che non solo non si è accorto, ma quando si è accorto di fronte all'evidenza si è ostinato a continuare a negare, a proteggere.
Sì, dunque vede quindi due atteggiamenti agli opposti, no? I genitori della vittima che sì. Si scusano. Io penso che intanto c'è una figura positiva in tutta questa situazione che mi sembra sia quella di un ragazzo albanese che ha detto alla mamma della vittima che cosa stava succedendo, quindi almeno una persona che ha reagito veramente in modo aperto c'è stata. Sì, credo che l'indagine sia partita proprio da lì. Quindi questo è positivo. La signora forse è una signora, come dire, che si colpevolizza per il suo stare troppo fuori casa, dovuto non a una scelta ma a una necessità. E invece per quanto riguarda i genitori del bullo, ecco, qui io introdurrei anche un altro concetto, cioè c'è un forte familismo negli atteggiamenti dei genitori, cioè comunque così, è mio figlio, quindi... io non so quanto veramente non sappiano, non ci possano credere, e che si ricollega poi a un discorso di omertà della comunità, perché qui più che indifferenza c'è anche proprio omertà, direi, perché non poi è un po' centro lo stesso piccolo. Atteggiamento di chi prende un brutto voto a scuola e non è che se la prende col figlio, se la prende con l'insegnante che è capace di giudicare. Sì, ci sono molte situazioni di questo tipo, un po', sì, sì. E come dire, è l'altra faccia della medaglia. Vediamo cosa ne pensano i nostri telespettatori. Simone. Sì, Gabriele Massimiliano, cominciamo con Giovanna da Bari. Sono stata insegnante per 36 anni e quando c'erano problemi in classe fermavo la lezione e discutevamo di quello che era appena accaduto. Ora sono in pensione, ma ho saputo che a volte chi dovrebbe gestire la struttura sente il bisogno di coprire questi avvenimenti. Questa cosa non va bene. Continuiamo con Anna. A mio avviso la responsabilità è dei genitori. Se un figlio è aggressivo si vede. Il problema è che oggigiorno non si ha più la voglia di seguire la vita quotidiana dei propri figli. Michela da Benevento. Vi porto un caso di tanti anni fa. Mio figlio veniva picchiato e io avevo segnalato la cosa alla scuola. Sin da subito però avevo notato un forte disinteresse da parte degli insegnanti, tanto che un giorno ho dovuto accompagnare mio figlio in classe e spogliarlo davanti a tutti per far vedere i lividi. Chiudiamo con Marzio da Sulmona, una domanda. Mio figlio Gianluca, di 13 anni, era spesso vittima di bullismo da parte di alcuni compagni di classe. Insieme a mia moglie abbiamo deciso di iscriverlo a un corso di Kung Fu e da allora si sente molto più sicuro di sé. Può essere questo un buon metodo? Insomma, sono tante domande. Io vorrei tornare un momento alla scuola, perché so, Calvano, che il Ministero della Pubblica Istruzione sta impegnandosi davvero per far fronte ai fenomeni di bullismo, sta cercando delle alleanze che vanno dalle famiglie alla polizia postale, insomma, ecco, c'è stata una giornata nazionale contro il bullismo da pochissimo, si è conclusa il 7 febbraio, se non sbaglio, insomma. Sì, quest'anno infatti si è celebrata. Con quali strumenti e con quali obiettivi immediati? Quello che diceva lei, appunto, per la prima volta in Italia è stata celebrata la giornata nazionale contro il bullismo, che ha coinciso quest'anno con la giornata mondiale per l'uso sicuro della rete. Il Ministero dell'Istruzione, diciamo che è dal 2007 che affronta e porta avanti comunque delle iniziative per la prevenzione e il contrasto. Non ultimo, nel 2015 ha lanciato le nuove linee guida di prevenzione e contrasto contro il bullismo e a ottobre ha lanciato il nuovo piano nazionale di prevenzione e contrasto contro il bullismo e il cyberbullismo, lanciando una call to action di 2 milioni di euro a cui hanno risposto più di 500 scuole su tutto il territorio nazionale e sono stati finanziati tutti quei progetti presentati da varie scuole, veramente distribuite in maniera piuttosto regolare dal nord al sud, per realizzare iniziative di contrasto e di prevenzione contro il bullismo. C'è soprattutto di cercare un'alleanza, quello che diceva lei prima. Il Ministero ha stipulato una serie di protocolli d'intesa, non ultimo quello firmato l'8 febbraio con l'associazione SOS Telefono Azzurro. Una strada è stata tracciata, diciamo. Una strada è stata tracciata e altre comunque cercheremo di tracciarle. Prego. No, è importante questo, magari adesso un protocollo anche con la nostra Camilla, col Centro Nazionale Antiterrorismo. Io e Camilla ci siamo viste la settimana scorsa e abbiamo già la quale Camilla è l'esempio di quello, Massimiliano, l'esempio di quello che si può fare, perché da quello che ha subito si è laureata a 23 anni, giovanissima, già in giurisprudenza, se non sbaglio. No, scienze politiche. In scienze politiche, già lavora e sta lavorando per aiutare altri, insomma. Però adesso parliamo del Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo, che cos'è e come opera? Allora, il centro è appunto, come dice il nome, un centro nazionale, quindi ci può chiamare chiunque, abbiamo un numero verde, quindi siamo a disposizione di chiunque voglia contattarci e anche un indirizzo email. Ma diamolo questo numero verde, no? Sì. Cioè 863 64 23 77. Sì. Lo stiamo 27, solo 27. 77, sì, 27. Ecco. Lo stiamo vedendo così, come dire, lo vedono i nostri telespettatori. Esatto. Chi assistete? Non possono sbagliare. Assistiamo vittime, famiglie delle vittime e anche cyberbulli che non sanno come rimediare alle loro azioni. È tutto gratuito, quindi diciamo offriamo un primo consulto legale,
che si articola in due momenti, due mezz'ore, diciamo così, con dei professionisti esperti ovviamente del settore legale, avvocati, dei più grossi studi legali italiani che hanno aderito con gioia a questa iniziativa. E offriamo anche la possibilità di organizzare incontri conciliativi con il cyberbullo e la vittima in modo da non adire le vie legali. Quindi veramente un'azione concreta. Sì, mi piace sottolineare, siamo partiti dai ragazzi di Vigevano per arrivare a una giovane ragazza che ha coniugato i suoi studi universitari, la sua sensibilità personale, quello che ha subito, la sua esperienza per creare un'attività davvero a Sor Elena importante, significativa, a beneficio di altri, per di più con una consulenza gratuita. Le piace questo esempio? Molto, moltissimo, ma credo che siano queste le risposte giuste da dare. È vero, i problemi ci sono, i titoli sui giornali esistono e le situazioni creano sofferenza in tante persone e famiglie, però ecco, forse guardare a tutto il bene che si sta facendo in tanti modi, potenziarlo, sapere che si può collegare in rete, esistono centri giovanili, oratori che lavorano anche in questo campo, silenziosamente, però c'è tanto, tanto lavoro che va forse tenuto in considerazione e al quale bisogna dare tanta voce e tanto spazio. Una notizia può riempire di parole un pomeriggio, però ecco, dietro a tutto questo ci sono tantissime azioni che lavorano per creare, ricreare una nuova struttura e questo, di attenzione. Questo ci piace molto sottolinearlo. Sì. Insomma, si può fare parecchio, possiamo fare insieme. Io ringrazio davvero i nostri ospiti che ci hanno aiutato a capire qualcosa più di una questione assai complessa. Cambiamo argomento, Massimiliano, perché oggi anticipiamo la rubrica del cassetto. Apparentemente cambiamo argomento perché parliamo di un educatore, un vero testimone, insomma un testimone con le sue azioni, con le sue parole, che ha dato un impulso determinante, Massimiliano, alla lotta contro la camorra. Sì, parleremo di Don Peppino Diana, che 23 anni fa veniva barbaramente ucciso dalla camorra. Un prete scomodo per la criminalità organizzata. E sapete perché era un prete scomodo? Perché indicava ai ragazzi una strada alternativa alla camorra. Di lui parleremo tra poco qui a Siamo Noi. A tra poco.